Allora ragazzi, visto che ho ricevuto qualche domanda riguardo a questa cosa qui, ed è una curiosità che in realtà può interessare a parecchi di voi, voglio trattare questo argomento della criptoutopia che sta partendo a Puerto Rico. In realtà è una notizia concreta, è una notizia molto interessante. Che cosa sta succedendo? In pratica, un gruppo di imprenditori e miliardari in cryptocurrencies si stanno muovendo verso Puerto Rico e verso questa isola nei Caraibi per fare una sorta di criptocolonizzazione. Che cosa intendo dire? In pratica, questo articolo scritto dalla New York Times, ma troverete altri articoli, ci racconta di come, in primis, vediamo nelle foto Brock Pierce, che è un personaggio di spicco nel mondo delle cryptocurrencies. Lui nasce come attore americano in fase adolescenziale, poi diventa imprenditore, adesso è diventato fondatore della Bitcoin Foundation e ha lanciato poi la ICO per EOS, che tutti conosciamo, che sta raccogliendo milioni di dollari. E insieme ad altri imprenditori cripto arricchiti si sono mossi sull'isola appunto di Puerto Rico, sull'isola caraibica a Puerto Rico, con l'idea di far nascere una città utopica dove non ci siano appunto dei soldi, ma tutto sia basato su blockchain e qualsiasi scambio sia fatto poi in criptovalute, qualsiasi progetto basato sulla tecnologia che ne sta alla base, quindi appunto tutto su blockchain. L'idea era quella di chiamarla proprio Puertopia, poi questo nome è stato cambiato in Sol, quindi sole in spagnolo, perché Puertopia in latino poi andava a significare la città o il parco giochi per gli eterni bambini, per gli eterni giovani, quindi una sorta di città da Peter Pan, e quindi hanno preferito cambiarla in Sol. E perché proprio Puerto Rico? Perché ci sono principalmente due motivazioni, o tre, diciamo. Uno perché si trova in una zona del mondo fantastica, con un clima spettacolare. La seconda motivazione è che questa zona è stata disastrata nell'anno scorso, nel 2017, dall'uragano Maria, che ha distrutto gran parte del territorio. Quindi, con la scusa di volerlo, diciamo, fornire un incentivo alla ricostruzione, si sono mossi tutti questi miliardari, ma poi effettivamente la terza ragione, che è quella un pochino che tutti quanti prendono per più consistente, è quella che a Puerto Rico non ci sono tasse per profitti su capital gain, quindi su quello che si guadagna nei profitti di eventuali investimenti, e ci sono tasse bassissime anche se si è delle aziende e dei business, senza tutto ciò senza rinunciare alla cittadinanza americana. Quindi tantissimi di questi miliardari, soprattutto dalla zona californiana, si sono mossi anche per questo motivo, e loro ovviamente dicono non principalmente per questo motivo, anche se qualcuno poi onestamente, come ad esempio il cofondatore di Tether, Collins, ha ammesso che appunto non vuole effettivamente pagare le tasse perché viviamo in un periodo storico dove per la prima volta si è stata creata una moneta che non è stata creata da fattori religiosi, che non è stata creata da governi o da re, ma appunto sono state create delle monete dal popolo e per il popolo, e quindi non si vede la ragione, a detta di Collins, del perché si debbano poi pagare tasse a un governo che non ha fatto nulla per poterle generare o comunque non era neanche accettate. Questa è ovviamente una discussione ed un racconto che sembra una trama di un film, che in realtà invece sta succedendo veramente. Quello che sta succedendo è che questi miliardari si sono già mossi, qui vediamo delle foto nell'articolo, e si sono parecchi sono ancora lì. Adesso tanti si stanno muovendo per accaparrarsi quelli che sono hotel, che sono costruzioni, palazzi, per poter fare le loro pianificazioni per quella che sarà la cittadina. In realtà l'idea di base è quella di costruire una cittadina e addirittura far sì che ci sia una banca dedicata alle cryptocurrencies. Qui appunto parlano di la prima banca dedicata alle cryptocurrencies, neanche a farla apposta, ma neanche troppo, perché poi i miei cookie sono quelli. Quindi qui ci offre invece Bankera, che vuole fare la stessa cosa, quindi una banca per le cryptocurrencies. In ogni caso, vogliono portare avanti questa chiamati Puertopians, sì. Vogliono portare avanti questa idea di avere questo stato, questa città con
la loro moneta o con le monete basata su monete digitali con una loro banca dedicata alle cryptocurrencies. Quindi tanti pensano che ci sia bisogno di fare una nuova città, tanti pensano che basta entrare, andare nella vecchia San Juan e appunto ricostruirla o comunque costruire il loro sogno lì. Ovviamente quelle che sono poi le preoccupazioni di tanti che vivono già lì sono quelle di vedere una sorta di colonizzazione, appunto, quindi dove il territorio viene semplicemente sfruttato da questi miliardari che vogliono sperimentare una loro idea. Se non dovesse andare bene, porterebbe comunque solo a un gioco. Tanti invece lo vedono bene perché comunque sia, dopo quello che è successo, dopo l'uragano, c'è un boom economico che sta portando comunque tanta attenzione a questo paese. È comunque una storia singolare e sicuramente unica nel suo genere. Sono curioso di vedere come andrà avanti questa storia e magari possiamo condividere delle idee su come la pensate su questa faccenda. Io sinceramente non ho una visione troppo critica. Mi sembra ovvio che questi imprenditori comunque si siano mossi principalmente per cercare di avere un escamotage a livello di tassazione, poi ovviamente la mettono anche dal punto di vista della portare una sorta di innovazione e portare quella che è anche una sorta di beneficenza perché vogliono ricostruire quello che è andato perso e avere una loro città utopica. Fatemi sapere quello che ne pensate anche voi e vi lascio i commenti. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!